Eccoci ad una nuova puntata di A tu per tu con, difficile, difficile averlo, ma ci concede l'onore, no scherzo, il vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco E Camurri. E vogliamo dirlo, diciamolo pure, che il personaggio politico del centrodestra, Ecco, che ora in questa attento perché. legislatura è emerso in maniera positiva, Ecco, ma perché è gli altri. emerso perché vorrei dire gli altri, Vediamo dove sta la fregatura, No, poi esatto. arriverà. Lo sai che noi diciamo sempre le cose come stanno, quindi effettivamente sotto, poi uno può non condividere le sue idee, le sue posizioni, ma se vogliamo dircela tutta, il personaggio politico che è emerso in questo quinquennio da questa giunta lo abbiamo qui. Non, gli altri, sì, qualcuno, insomma, anche il suo amico Comanducci, ma insomma, però. Insomma, C'è questo, cioè, apriamo la, io vorrei aprire la trasmissione facendo vedere questo servizio. Noi l'abbiamo semplicemente così accompagnato con due parole, non so se ha avuto modo di vederlo, ma l'ha prodotto lei, quindi l'avrà visto. Questo servizio che nell'anno nuovo si sono presi la macchina con tanto di casco e sono andati in via Calamandrei. Io dico, ho titolato il mio servizio Dichiarando guerra alle buche, ma udite, udite. Ha detto lui, non è asfalto elettorale, giusto? assolutamente. Allora, vediamo proprio così, tanto per Poi far c'entriamo nel capire. merito. Tanto per far capire. Dai, occhio alla buca. Vai destra. Entra in rotatoria. Occhio, manto sconnesso. Destra 4. È con questo video decisamente ironico che il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini con il suo navigatore, si fa per dire l'assessore al turismo Marcello Comanducci, annuncia tutta una serie di asfaltature che presto sistemeranno il problema buche in città. Non è un asfalto elettorale, sottolinea Gamurrini, ma lui ha già detto che potrebbe ricandidarsi. Vai, siamo arrivati da casa. Siamo alla gara? A me mi sembra via Calamandrei, Marcello. Ma quanto la fai sta via che è una roba inguardabile? Tocca andarci col casco. Si è appaltato tutto, Marcello. E Non si allora? parte, non saranno gli asfalti elettorali, anche se si faranno fra un po' di tempo. Abbiamo appaltato tutto, solo che col tempo così, intanto che è freddo, piove. Ma che cazzo è? Si fanno. Entro un mesetto o due si parte con tutti i lavori, via Calamandrei, via Romana, via Fiorentina, poi ne partiranno tanti altri, di piccole strade, di strade più importanti, però si fanno per bene Costa, queste se farei cose. li guido io però, perché mi sono già sentito male. Sì, eh? Sì, Guarda qua, che... guarda chi lavora. Allora, intanto complimenti perché è davvero un giornalista mancato. Potremmo Ancora è tempo, assolutamente, se vuol Un prendere la comico, tessera, noi ci... No, potrei no, no, entrare in qualche movimento. no, 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 perché oggi il modo di comunicare assolutamente è più questo che non quello tradizionale. Scherzi a parte, ecco, avete davvero dichiarato guerra a queste buche e soprattutto questa sua espressione non è asfalto elettorale, ecco, perché l'ha usata? Beh, l'ho usata per. Innanzitutto abbiamo fatto un video così, cercando Sì, di essere ironico, spiritosi, certo. per comunicare, per arrivare, perché se uno non fa qualcosa di diverso è difficile che i cittadini ascoltino o seguano i giornali, le trasmissioni e quello che avviene a livello amministrativo, quindi abbiamo cercato un modo diverso. E poi abbiamo cercato di comunicare la realtà dei fatti, ovvero che effettivamente non sono asfalti elettorali, li abbiamo programmati da tempo, sono tutte gare già appaltate, aspettiamo che arrivi un po' di tempo congruo, consono, Certo. per poter intervenire e fare i lavori in modo tale che durino di più. Abbiamo fatto un'escalation sulla manutenzione e ho i dati, quindi volendo li possiamo anche snocciolare. Sì, magari qualche numero, gli investimenti, insomma, che Sì, avete io messo in ponte. lo dico spesso quando mi chiedono cosa facciamo nella manutenzione, perché ognuno vede il proprio pezzettino di strada sotto casa e non si rende Certo. conto che il territorio ha tante strade. Abbiamo 750 km di strade asfaltate nel territorio comunale, sono tantissime. Sono state lasciate un pochino indietro nel corso degli anni passati, ognuno ha le proprie strategie politiche e non contesto personalmente quella che è stata la gestione Fanfani-Dringoli, Sì. però
però evidentemente erano più concentrati verso altri tipi di investimenti e hanno deciso di mettere più risorse per la riqualificazione della fortezza piuttosto che del Teatro Petrarca, piuttosto che di altre situazioni che sicuramente necessitavano di manutenzione, però le strade sono state lasciate indietro. Io ho fatto una ricostruzione di quelli che sono stati gli investimenti dal 2009 al 2015, quindi nei 5-6 anni precedenti alla Giunta Ghinelli, e mediamente venivano investiti 300.000 euro l'anno, che, insomma, è veramente che sono pochissimi. Già dal 2015 noi abbiamo raddoppiato questo investimento, nel 2016 siamo arrivati a oltre 1 milione, nel 2017 intorno a 1,8 milioni, nel 2018 abbiamo superato i 2 milioni e quest'anno siamo oltre i 3. Quindi noi in un quinquennio abbiamo investito circa una decina di milioni di euro nella manutenzione delle strade contro, non lo so, mi viene da dire 4 milioni nell'arco dei 10 anni precedenti, 5. Quindi molte più risorse, che però si vedono e non si vedono, perché purtroppo lo stato di manutenzione generale delle nostre strade è veramente rimasto molto indietro, e quindi per recuperare questo gap ci vogliono tanti anni. Un po' prima. No, abbiamo iniziato prima, però ci sono anche altre priorità. Abbiamo dato seguito ad altre opere che comunque avevano necessità di intervento. Nelle scuole abbiamo investito tantissimo. Sono tutte opere che non si vedono, sono interventi che lo vedono i bambini, lo vedono i genitori, però... Chi segue la sua pagina Facebook, lui relaziona... Cerco di comunicare. No, ma è corretto, secondo me, è giusto, perché poi... Però le scuole, abbiamo 43 istituti scolastici, 43 plessi. Lui non adora l'intermediazione, vuole essere diretto, vuole arrivare direttamente... Un giornalista mancato. Ma di canali ce ne sono tanti, però sappiamo che oggi i social sono quelli che vanno per la maggiore, quindi è giusto utilizzare anche Facebook e Instagram meno per questo tipo di comunicazione, però sicuramente sono quelli più seguiti e quelli che in qualche modo arrivano in modo più diretto ai cittadini rispetto ai telegiornali, alle trasmissioni che sono un po' più di nicchia, non sempre tutti riescono a seguire perché hanno un orario e quindi o segui in quell'orario, se no è difficile riuscire a prendere le informazioni. Facebook uno va e cerca e trova, è curiosa e riesce a trovare più o meno tutto. Quindi abbiamo investito tanto e ora negli ultimi mesi, quindi da febbraio-marzo in poi, ci saranno questi grandi interventi, perché parliamo di 500 e rotti mila euro su via Calamandrei, 650 su via Fiorentina, 850 su via Calamandrei, su via Romana. Non li farete tutti insieme, vero? Perché sì. Poi sennò succede come Siciliano. Sì, altri 500-600 mila euro circa di manutenzione ordinaria. Si quindi la città, se li fanno. Ci saranno tanti interventi per arrivare alla fine del mandato, cercando di riportare una situazione non di normalità, però più vicino possibile alla normalità per ciò che riguarda la rotatoria di via Fiorentina, che ora sono 6 mesi che c'è i striscioni rossi dell'inizio lavori, ma ieri avrete visto che c'è anche qualche mezzo là dentro al campo scuola. Fermo, però io l'avevo visto, c'era qualcosa. Tra l'altro non lo faranno utilizzare al Carnevale Aretino, ci sarà un motivo, insomma. Sì, anche perché il campo scuola è pieno di attrezzature, di però materiali. Non ce la fate a finirla per le elezioni? No, assolutamente no, la rotatoria di Fiorentina non verrà conclusa, verrà iniziata e rinizierà a giorni. Abbiamo aspettato molto per tutta una serie di motivi. La proposta migliorativa che ci è arrivata da parte della ditta che ha vinto l'appalto è stata esaminata in modo approfondito, perché non potevamo prenderla con leggerezza, anche perché si parla di un cantiere molto importante dal punto di vista proprio della cantierizzazione, dello svolgimento dei lavori, in quanto interferisce con una zona dove il traffico veicolare è veramente molto, molto pesante. E quindi l'abbiamo verificato, approfondito, abbiamo chiesto chiarimenti, abbiamo apportato ulteriori migliorie, alla fine abbiamo trovato la quadra, abbiamo dovuto fare dei saggi per verificare se il progetto potesse andare bene o meno, quindi verificare la profondità della falda acquifera, tutta una serie di interventi che erano propedeutici e necessari a partire. La ditta è pronta a partire. Ecco, cosa manca oggi? Manca poi non fermi i lavori, come spesso succede, mi perdoni il termine, coccino, ma io ricordo, esatto, nella zona più o meno lì vicino, insomma, i lavori vennero bloccati, il parcheggio, insomma, dello store che è lì vicino, ricordo un blocco importante, perché purtroppo quando si scava in una città
etrusca. Questo può via Fiorentina, siamo vicino a San Laurentino e Piergentino, in quella zona fu trovata, non dove fu trovata la chimera? No, lo ricordate? Porta, la chimera? Più avanti. Più su. Davanti al Bastio. Comunque, insomma, è sicuramente una via storica, quindi può darsi che qualcosa... Abbiamo visto che lei ha tutto il video in 3D, il raddoppio del sottopassaggio del Baldaccio lì. Ma quindi anche è un pochino lì... più difficile. Allora, mentre la rotatoria di via Fiorentina, noi siamo a Pronti Via, quindi aspettiamo unicamente il deposito a genio civile del nuovo progetto, in modo tale che una volta che partono si riesca a andare a ruota senza avere interruzioni. Per il sottopassaggio del Baldaccio, che come lavoro sarebbe molto più semplice, perché non interferisce con il traffico e i tempi di lavorazione sono veramente molto ridotti, perché una parte dei binari verrebbero smantellati, demoliti, quindi la parte da... L'ostacolo sta nella firma della convenzione con le ferrovie. Ah, caspita. Sono molti mesi che questa convenzione li ferma, anche perché il terreno di cui dobbiamo entrare in possesso sembrava che inizialmente venisse ceduto con un accordo, poi hanno detto che dovevamo espropriarlo, poi gli espropri non si possono fare fra enti pubblici, certo. E quindi insomma tutta una procedura un po' complicata. Alla fine siamo arrivati al dunque, che con questa convenzione, con la valorizzazione di questo appezzamento di terreno, questo pezzettino di terreno, dovremmo essere arrivati in fondo. Non vorrei che dietro all'angolo si nascondesse qualcos'altro, perché ci sono interessi di altra natura, e quindi speriamo di partire, anche perché non vorrei perdere questi 3 milioni e mezzo che sono fondi ministeriali. Uno di quei progetti che se non è partito poi la nuova giunta potrebbe fermare, no. O verrà realizzato per forza? No, quello lì viene assolutamente realizzato, a meno che i tempi non siano così lunghi da perdere il finanziamento statale. Okay. Però ci siamo tenuti larghi nel cronoprogramma quando fu depositato al Ministero, quindi quello è il lavoro che in 12 mesi si riesce a fare. E invece quindi la... se dovessimo partire quello oggi, potrebbe, se dovessero firmare... Quello può veramente cambiare il volto, la viabilità della città. Sì. Quella era un'idea che avevo sottoposto a Ghinelli nel 2000, quando Ghinelli era assessore al traffico, e gli portai un progettino buttato là che prevedeva la realizzazione di un sottopassaggio in realtà un pochino più verso i carabinieri, quindi più verso il raccordo autostradale, dove dall'altra parte c'è un distributore oggi, quindi era in corrispondenza di questo distributore, però la sostanza non cambiava, ovvero la possibilità di poter collegare Pescaiola al centro direttamente senza fare tutta... il giro di via Cittadini, via Vittorio Veneto e via Michelangelo. Allora, una domanda veloce sulla cronaca degli ultimi giorni, sempre riguardo la manutenzione, e poi andiamo sulla politica. Perché, sì, insomma, qualche... Via Buonconte da Montefeltro è cosa vostra o è di competenza? Certo. Oh, lì che si fa? No, nel senso, i residenti chiedono più sicurezza, più illuminazione, ecco, si può fare qualcosa o... ormai la coda di questa... Ma anche via Monte. Allora, chi mi ha seguito... Chi ha seguito... dell'incidente mortale di questi giorni. Vabbè, gli incidenti non li possiamo inseguire. Le periferie. Perché gli incidenti ci sono tutti i giorni e ve lo dice uno che lavora nel settore, sì. Quindi se uno dovesse andare a rincorrere gli incidenti, ogni giorno dovrebbe fare una strada, un marciapiede, un'illuminazione nuova, e è tecnicamente impossibile. Quella zona è oggetto di riqualificazione già oggi con interventi di asfaltatura, fra l'altro anche lì abbiamo investito quasi 400.000 euro, sono 5 km di strada fatta a pezzi perché non era possibile farla tutta. Però posso dire effettivamente la mattina ora mi ci vuole mezz'ora in più per arrivare a lavorare. Ma l'illuminazione o meglio gli interventi di messa in sicurezza sono in parte in cantiere, e chi ha seguito la mia comunicazione nei mesi scorsi dovrebbe qualcosa anche aver recepito, in quanto lì verrà realizzata una rotatoria e un braccetto di collegamento con il parcheggio Tarlati, quindi con il parcheggio che sta a valle della rotatoria del Cavallo, sì, sì, sotto sì, via sì, Tarlati. Sì. La realizzazione di questo braccetto è propedeutica alla realizzazione di una parte di marciapiedi e di una nuova illuminazione che arriverà proprio fino alla rotatoria. Perché ora poi c'è la bretella che collega...
la rotatoria di prima di Cecigliano. Anche lì sono partiti i lavori e a fine aprile dovrebbero essere conclusi il prolungamento. Era nato un comitato anche per quello, sbaglio? C'è un comitato, insomma i residenti non erano molto d'accordo, sbaglio? No, forse mi sbaglio. No, inizialmente sul braccetto di via Tarlati erano nati quando ho fatto una riunione pubblica in zona Tarlati per comunicare quello che avremmo fatto, ci sono stati una serie di interventi volti a dare contributi, sì, certo. Perché inizialmente non sembrava che non si riuscisse politicamente corretto dare contributi, non no, è vero, creare polemiche, dare no, contributi, è vero. Detto anche questo, perché non credo mai, almeno normalmente non credo che una persona si esponga, venga a perdere il tempo per rompere le scatole, no, penso okay. che lo faccia perché è convinto di quello che dice, poi ci sono anche i rompiscatole sì, o quelli che hanno idee un pochino stravaganti, però tendenzialmente credo che se uno dà un contributo sia giusto ascoltarlo e poi valutarlo, perché non sempre magari è un contributo positivo, però nel caso specifico non era stato previsto inizialmente di realizzare la rotatoria, veniva realizzata un'intersezione tipo incrocio delle forche, e quindi erano state valutate tre opzioni. Poi in corsa siamo riusciti ad avere da parte dei proprietari dei terreni circostanti tutti i terreni ceduti senza andare in esproprio, con un accordo per il quale i miei tecnici hanno lavorato giorno e notte, però a fine estate siamo riusciti ad avere questo accordo in modo tale da andare spediti. Quella quando la realizzate? Quella va in appalto ora. Quella va in appalto a febbraio, faremo la gara, quindi i lavori inizieranno nell'estate. Quindi gran parte di questi nastri, chissà, li taglierà lei? Qualcuno o li taglierà, l'importante è che la città ne giovi. Poi c'è da capire chi taglia i nastri. Diciamo che dall'opposizione mi sembra c'è il vuoto, quindi qualcuno lo dovrà riempire questo vuoto. Gli altri ti ringrazieranno per questa tua espressione così cara. Ti sai che c'è un candidato? No, per ora no. Non lo so io. Ce ne sono due o tre. Non solo un candidato, ma c'è un qualcuno, un gruppo che lavora per candidarsi. Una colazione o coalizione, come una qualche lista civica. Oh, siamo a fine gennaio. Sì, ci siamo. Allora, io andrei un attimo in pubblicità, poi però ci dice quello che vuol fare. Ce lo deve dire. Ecco, a fra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di A Tu per Tu con il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Allora, che facciamo per queste amministrative 2020? No, perché ricordo che proprio in questa sede, ma non solo, aveva detto no, io basta, perché è un impegno troppo importante, perché è faticoso, perché... No, non so se ricordo. No, aveva detto proprio così, ma insomma... Non ho detto proprio così, infatti spesso uno deve stare attento a quello che dice, perché le cose vengono travisate. Avevo detto che ero stanco così come sono stanco, ecco, anche oggi, perché ancora io, dico la verità, nel 2019 ho fatto 4 giorni di ferie. Ecco. E sono un pochino stanco, continuo ad essere abbastanza provato, perché comunque oltre a fare il vice sindaco ho anche un lavoro, e non è semplice portare avanti tutto insieme. La vita politica però è una passione e mi appassiona molto, mi piace, sono contento, felice dell'esperienza che ho fatto, sono grato a chi mi ha aiutato a tracciare questo percorso. Non so quello che farò, ancora francamente non lo so, speravo di riuscire a schiarirmi le idee nel mese di dicembre, di riuscire a prendermi qualche giorno di ferie, non sono riuscito ad andare in ferie, ci voglio andare e voglio un attimo staccare per riflettere e capire se ce la faccio a reggere altri eventualmente 5 anni, perché di questo si parla. Da assessore o da sindaco? No, assolutamente da... eventualmente da assessore. Ah no, che ne so, sai, uno si può anche sempre candidare alla carica di sindaco. Perché porre limiti alla provvidenza? Appunto, cioè, esatto. Cioè, perché bisogna riconoscere i propri limiti. Vabbè, questo... No, ma non che noi lo vogliamo, cioè ora, non è che possiamo siamo in televisione, raccogliere le firme noi per candidarlo a sindaco. No, però... Cioè, è incredibile, no? Perché sembra quasi che si stia parlando di andare al patibolo qui. Noi, no, anche, no, ma non no, solo no, voi, realtà, un po' tutti, nessuno. Questo sempre. Impara che no, tanto ormai sei un collega, ma impara che nelle campagne elettorali sentirei dire che è un enorme sacrificio, invece lui secondo me comunque, è molto corretto nel dire che è un sacrificio, ma è anche un motivo di soddisfazione, no? Io sono entusiasta. Può dire, ci può circoscrivere il suo gruppo politico d'appartenenza, lei ora chi appartiene? A me stesso. Senta, una curiosità, appartengo. Ce l'ha il rosario in tasca? No, ce l'ho a casa.
Ma insomma, però insomma, vedi, c'è dimestichezza con Rosario. Non lo so se chi a casa t'ha capito, quindi io non lo so, comunque. Che vuol dire? Vabbè. Ogni riferimento non è puramente casuale. Non è puramente quindi insomma casuale. Ci possiamo aspettare una delle prossime dirette Facebook con Gianfrancesco Gamurrini che bacia il Rosario? No, questo qui assolutamente ecco. Non mi permetterei mai di fare una roba del genere. Quindi. Per quanto sia credente, anche se poco frequentante come molti della però insomma, ecco, sente, questo ci solleva molto. Non si sente di dire oggi io non anche dico appartengo. Ho dei amici parroci meravigliosi. Uno, Don Vezio, che ho avuto modo di ringraziare quando ha finito la sua carriera, perché pochi mesi fa ha passato di mano al nuovo padre Francesco la chiesa della Badia. E poi sono molto amico, insomma, ho un rapporto ormai da un paio di anni con il parroco di San Giuseppe Artigiano, che è un ragazzo polacco, veramente molto in gamba, molto brillante, che sta ritirando su. Quindi ci sono delle figure che apprezzo molto all'interno del mondo della Chiesa, anche se non frequento abitualmente. Mettiamola così. Quindi ecco, però insomma, non c'è un... Tutti gli ambienti sono fatti di persone. Insomma, questo avvicinamento alla Lega, c'è o non c'è? Le foto abbiamo viste. Ora ci manca... Le foto le abbiamo viste. Qualche articolo di giornale è uscito, però lei dice non mi sento di... Sicuramente da Salvini ha preso il modo di comunicare diretto senza intermediazioni. Ho chiesto del Rosario, magari ha detto di no, suo, quindi già... Perché devi dire che copia Salvini? No, lo faceva anche Renzi. Quindi, appunto. Magari è un suo modo di esprimere. Io lo trovo anche carino, divertente, assolutamente. Però insomma delle idee ce l'avrà. Ma le idee assolutamente le comunico. In qual mie. È il partito, il gruppo, io il sono, io ho costituito una lista civica nel 2014-15, ho creato un'associazione e continuo ad avere la mia vocazione civica all'interno del centrodestra, per quanto io non abbia preclusioni, perché ho sempre detto che per me le persone fanno la differenza, e questo qui in tutti gli ambienti. Se uno ha a che fare con una persona intelligente può essere di destra o di sinistra. Io all'epoca, come tante persone, mi sono fidato di Renzi, ho votato alle primarie Renzi, l'ho detto, lo sanno tutti, e ero convinto che potesse essere una persona che poteva dare un valore aggiunto. Poi non è riuscito in questo percorso, però ecco, io sono una persona piuttosto aperta da questo punto di vista, però di estrazione sono un liberale di centrodestra. Non si sente di legarsi, ecco, alla Lega? Ad un partito ad oggi non mi sento, quindi se proseguirò la mia strada amministrativa proseguirò con una lista civica. E quindi se arrivasse la propostaccia da parte di una Lega che dice guarda io vorrei puntare... Anche perché insomma fino ad oggi valutare si valuta tutto, ci sono anche percorsi. La certezza che Ghinelli sia il candidato sindaco non c'è, la certezza della sua disponibilità peraltro sia in Regione Toscana, forse sarebbe più contento, non lo voglio dire, ma insomma ha caldamente ricordato che è disponibile per la Regione Toscana e per ovviamente facciamo l'ipotesi che vada in Regione. Facciamo il giochino se Ghinelli fosse candidato. La coalizione di centrodestra si troverà e valuterà chi può essere la figura migliore. Ma Francesco Gamurrini, se fosse costretto dagli altri, che si candiderebbe sindaco? No, costretto non si costringe nessuno. Io sono felice e contento di ricoprire questo ruolo. Ma se glielo chiedo con insistenza, si potrebbe candidare o no? Rispondo con una... un discorso, perché sì e no, perché è vero, è così. A me piace molto quello che faccio, ma già il ruolo che ricopro oggi è un ruolo molto elevato rispetto alla mia caratura. Io sono un piccolo geometra di provincia. Per fare il sindaco ci vogliono delle doti che non credo di avere, per quanto abbia delle doti che sicuramente vanno a compensare anche quelle che ha il sindaco di oggi. Io sono una persona un po' più pratica, il sindaco è una persona più istituzionale, se vogliamo, quindi le due figure per certi aspetti si compensano anche, e quindi posso avere delle caratteristiche che si possono anche in qualche modo avvicinare ad un ruolo un pochino più importante, anche se, vi dico la verità, non mi sento minimamente nelle condizioni di poter ricoprire un ruolo di questo livello in un comune così importante. Se mi dicesti in un comune di qualche migliaio di abitanti, probabilmente sì. Onestamente ce lo vogliamo dire che lei comunque si sente come uno
dei potenziali soggetti a cui può essere chiesto. Io mi sento felice di quello che sto facendo e mi concentro su quello, continuerò a farlo con tanto entusiasmo. Che si sente come uno di quelli dei papabili possibili candidati. Non l'abbiamo fatto rispondere perché tu l'hai interrotto, io gli ho chiesto se arrivasse una proposta dalla Lega, posto che Ghinelli magari è già in corsa per la regione Toscana, la valuterebbe, non la valuterebbe? Le proposte si valutano sempre tutte, ma si possono anche valutare come indipendenti. Ecco, comunque lei mantiene quindi questa... Non lo so, vediamo, tutte le proposte si prendono in considerazione. Senta, perché sarebbe sciocco cosa, dire sempre di no. Le vorrei chiedere una cosa, questo, allora... In questi giorni abbiamo avuto la notizia che il sindaco ha dato che è stato fatto la proroga delle indagini sulla vicenda della Coingas. Non entro nelle questioni né giuridiche né di etica politica sulla vicenda, ma le vorrei chiedere, da come è stata presentata questa notizia è sembrato quasi che sia una di quelle... l'intervento ad orologeria della magistratura. Ecco, lei, come sostengono alcune forze politiche, no? Tipo Renzi, ma la stessa Lega, in generale, prima Berlusconi, ecco, lei pensa che aderisce a questo tipo di idea oppure pensa che non è un intervento ad orologeria della magistratura? Io preferisco non esprimermi sull'argomento perché non sono mai entrato in questo campo, non mi compete, non mi riguarda. Certo è che nel passato abbiamo assistito a qualcosa di simile, non localmente o se vogliamo forse anche localmente, molti anni fa, quindi tutto ci può stare, però non entro nel merito perché, ripeto, non è... È una questione sicuramente molto delicata e comunque non sono mai sceso in questo campo, l'avrete visto, non ho mai fatto un intervento riguardo questi argomenti perché non ritengo giusto entrare nel merito. Io mi concentro sulla vita amministrativa della mia città e sul lavoro che devo portare avanti. Poi le responsabilità penali. Io non era quello, ha capito? Glielo ho premesso io, non era... sulla vicenda, ma sul fatto che arriva a cinque mesi, arriva la richiesta di proroga delle indagini. Se vogliamo fare un paragone, questo magari sì, possiamo valutare che già nei primi anni, appena insediata la Giunta Ghinelli, il sindaco ha fatto un paio di denunce pubbliche molto importanti, una su Sei Toscana, l'altra su Arezzo Fiere Congressi, una commissariata, l'altra avete visto che fine stava per fare, ripresa per i capelli, la senatrice Nisini aveva fatto un'altra denuncia piuttosto importante su un'altra società municipalizzata, ad oggi non mi risulta che sia uscito niente. Che almeno ci siano indagini, lei dice, rispetto a queste... Quindi non lo so, francamente saranno magari questioni più complicate, saranno questioni, non me lo so spiegare, però ecco, qualche domanda me la pongo. Siamo arrivati in chiusura della nostra chiacchierata. Senta, l'ultima cosa che gli vorrei chiedere, c'è stato un po' di polemiche social, ma anche sui giornali, e soprattutto dal mondo LGBT, sul fatto che l'amministrazione abbia pagato per avere Fusaro ad Arezzo non saprei nemmeno come definirlo, perché definirlo spettacolo ci vorrebbe un attore, insomma, ora. Comunque le volevo chiedere, col senno di poi, non è stato un errore quello di, insomma, usare risorse pubbliche per una persona così divisiva e soprattutto con argomenti che fondamentalmente io che la seguo, ho sempre visto anche nei social, che mi è sembrato che lei, al contrario, dia oramai per scontato che, insomma, i diritti va riconosciuti a tutti, e quindi, ecco, insomma, una persona che invece fa questo incontro e mette in discussione i diritti conquistati con tanta fatica col senno di poi, non è stato un errore di chiamarlo qui ad Arezzo? Beh, io... Anche se non l'ha chiamato lei, ma insomma, ecco, lei cosa... Il suo pensiero, non come giunta. Sulla vicenda specifica, diciamo, si entra in argomenti molto personali, no? Di
carattere molto personale, quindi esulano un pochino da quella che è, diciamo, la nostra vita amministrativa, perché così la chiamo, quella, sì, che no, io, certo, vivo tutti i giorni. Insomma, ecco, come cittadino l'avrebbe col senno di poi, cioè, non l'avrebbe fatto o l'avrebbe fatto? Anni fa abbiamo accolto una manifestazione che era il Gay Pride ad Arezzo, con lo stesso sistema con cui è stato accolto questo convegno, questa presentazione, quindi vorrei dire, non abbiamo escluso nessuno, abbiamo dato modo di poter manifestare. Paragonare le due cose sono il diavolo e l'acqua santa, lui, però vabbè. Sono libere manifestazioni, in un caso è stata una manifestazione più plateale, pubblica, che forse caso, col senno di poi non era il caso di... Quindi chi non ci voleva andare... Detto l'esatto contrario, infatti, me. Io lo direi, cioè, col senno di poi, che ammetta che è stato un errore chiamarlo, no? Ma no, secondo me... Secondo me è una libera espressione di idee. L'assessore Nisini aveva organizzato, perché è lei che mi dice di aver chiamato personalmente questa persona. Lo so, perché lui ora, prima era grillino, ora è diventato... Non lo so, francamente non conosco l'estrazione, glielo dico io, insomma, è un personaggio, vabbè. Sì, diciamo che effettivamente è una vicenda, insomma, che sicuramente dà modo, no, di riflettere. E questo magari, ecco, così come chiosa finale, capisco che lei rimanga indubbiamente nel suo ambito. Dice, io dico la verità, mi trovo sempre molto in imbarazzo quando ci troviamo ad affrontare questi argomenti in giunta, perché vorrei che non se ne parlasse. Ce lo dica, quando ne parlate in giunta, dovete parlare. Sono argomenti che comunque creano divisione. No, la capisco, se però non poi necessariamente fine... all'interno della giunta, però possono creare divisione all'interno della città, e questo qui non è corretto. Ecco, questo è il tuo pensiero. Questo è il mio pensiero, assolutamente. Io in linea di principio cerco su argomenti di questa natura qui di non tirarmi un pochino fuori, però cercare di non affrontarli in ambito di amministrazioni locali. Poi a livello di governo nazionale faranno e legifereranno come meglio credono, però localmente dobbiamo pensare però, insomma, più ad altre cose. Lei è un personaggio pubblico, gliel'ho detto prima io. La mia idea l'ho espressa. No, lo so, però bisogna che invece non... si può tenere la polvere sotto il tappeto, va scoperchiato e va affrontati i problemi, perché se si riconosce che i diritti va riconosciuti a tutti, io credo che un personaggio come questo Fusaro sia da tenere lontano, perlomeno chi lo vuol chiamare, ma si paga con soldi privati, non certo con i denari pubblici. Io, insomma, sapere che i miei denari servono per pagare lo spettacolo, quel tipo di... e intervento di Fusaro mi dà fastidio, io glielo comprendo, dico. Comprendo e parzialmente condivido. Va bene, chiudiamo qua, grazie al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, lo rinvitiamo già fin d'ora, perché tanto, insomma, speriamo che torni di nuovo a Sassuolo. Certo, tornerà, perché secondo me lo troveremo in prima linea. Ora, non anticipiamo i tempi, detto questo... Perché no? Sono tre anni che me la gufa. In questo senso, non volevo usare quel termine, ma ho detto anticipiamo i tempi. Comunque, sarà quel che sarà, saremo qui a raccontarlo, speriamo ovviamente in vostra compagnia. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buonasera.